Smart Money Concepts. Come sapete, qui nel canale ne parliamo da un paio d'anni, ma nell'ultimo anno siamo un po' evoluti, se vogliamo, e ne abbiamo cominciato a parlare nell'accezione originale, che è l'order flow. E tutto questo rientra all'interno di un dibattito che c'è nel mondo dell'online, in questo strano mondo qual è l'internet, dove c'è per forza da capire, in qualche modo, questi concetti smart money, chi è che li ha inventati. Non si sa per quale motivo questa cosa debba essere importante, però a quanto pare è cagione di dibattito pubblico. E la verità è che certi concetti che arrivano tutti dall'order flow, il primo a dargli il brand Smart Money Concepts è stato un tale Michael Huddleston, aka ICT, The Inner Circle Trader. Tant'è che nel mio primo video dove parlo di smart money menziono proprio lui come la fonte di tutto il trend Smart Money Concepts. E sicuramente a lui si deve riconoscere un eccellente lavoro di riadattamento, reinterpretazione di tutti i concetti che vengono utilizzati nel filone smart money, e sicuramente al fatto che sono stati resi alla portata del retail e che sono stati resi così popolari per la figura misteriosa di ICT, per anche il suo stile comunicativo. Però nel momento in cui, con grande alterigia e grande prosopopea, sento dire «Ah, ho inventato io tutti, prima di me era tutta campagna, sono il vero mentor dei tuoi mentori», personalmente mi cadono un po' le braccia. E dico le braccia chiaramente per non essere scortese nei confronti del giovane pubblico che ci segue. Perché se da un lato, ripeto, ha fatto un egregio lavoro di formazione ed educazione, del quale io stesso ho talvolta usufruito, anche sul canale YouTube gratuito che dove pubblica una marea di salsa molto interessante, la verità è che i concetti che stanno alla base del mondo smart money non è che se li ha inventati lui. Lui, se vogliamo, ha creato un po' le sue strategie, il suo filone, la sua visione di mercato, anche dal punto di vista della fondamentale del cioè lui è un trader, non metto bocca sul fatto che è assolutamente competente in ciò di cui parla. Però è anche vero, ad esempio, che sul suo canale YouTube il primo video risale a 5 anni fa, mentre Chris Lorry, che è stato, se vogliamo, tra i primi a parlare di prese di liquidità o di imbalance, di ribilanciamento applicato chiaramente al mondo della price action, come vediamo su Forex Street, ha fatto questa live dove parlava di liquidity void, guarda un po', di price rebalance, di bids che colpiscono l'order flow, e parla un po' di tutta la liquidità in questi video, ce ne sono tantissimi, che risalgono al 3 febbraio del 2014, quindi quasi 10 anni fa. O anche il concetto di order block, prendiamo per esempio Sam Seiden, che è stato uno dei primi iniziatori dell'analisi definita supply and demand. Se guardiamo come lui qualifica le migliori supply e le migliori demand, vediamo che è esattamente piaccicato papale al concetto di order block. Ma al di là delle date, del quando e del chi ci è arrivato prima, che sono discorsi che secondo me non ha senso fare, ma che, come vediamo, basta andare su YouTube e cercare, ma la verità è che tutti questi concetti arrivano dall'order flow, e me ne sono reso conto proprio studiando l'order flow. E certi concetti, come anche il fair value gap o l'IPDA, sono tutte teorie analitiche che esistono sui mercati da un delirio di tempo, come il concetto del institutional price delivery algorithm, che dovrebbe essere questo algoritmo che automaticamente determina i prezzi, l'andamento dei prezzi nei mercati, che fondamentalmente consiste in consolidation, manipulation, expansion, consolidation, retracement, expansion, consolidation, manipulation, ed è di nuovo expansion, eccetera eccetera eccetera, non è altro che l'auction market theory o i cicli di Wyckoff. È esattamente la stessa cosa. Quando si parla di FVG, cioè di fair value gap, tutto il discorso del fair value arriva esattamente dall'auction market theory, dove il mercato trova bilanciamento, trova fair value, poi esce dal fair value. Ne abbiamo parlato anche nell'ultimo video sull'imbalance. Lo stesso concetto di stop run, che poi da altri è stato cominciato a chiamare stop hunting, esiste nel mondo dell'order flow da molto prima e si chiamava appunto stop run o book sweeping. E ripeto, assolutamente tutto il credito del mondo a Chris Lorry, a Sam Seiden, a ICT, per aver traslato questi concetti che arrivano dal mondo professionale del trading nella price action e resi accessibili ai retail, perché poi da questi concetti ci si riesce a tirare fuori delle strategie profittevoli. Io stesso ho usato questi concetti per anni e mi ci trovo molto bene, e ve ne parlo qui su YouTube, quindi tutto il credito del mondo per questa cosa qua. Però da un lato è tutto il discorso egoico del li ho inventati io, il mentore del tuo mentore, bla bla bla, e dall'altro lato, nel processo di adattamento dell'order flow, perché di order flow si parla, anche lui stesso parla attraverso la price action, di bullish order flow. Quando comincia il bullish order flow vuol dire che il prezzo sale, ok, ma quando parliamo di stop run, di imbalance, di bullish order flow, di order block, si parla di order flow, di order block, di orders, di ordini. Tutto il ragionamento viene fatto sugli ordini, ma non su
quello che il vero order flow ci dice, ma su quello che la price action come risultato, come conseguenza, ci può suggerire su quello che può star succedendo a livello di ordini. Ma rimane comunque una deduzione. E questo per forza di cose vuol dire rinunciare a una buona e sana dose di oggettività, che è assolutamente importante in un processo di trading. Anzi, direi che è una delle cose più importanti in assoluto. Soprattutto in un tipo di operatività magari molto discrezionale, dove ci vuole del ragionamento, dover costantemente dedurre può indurre spesso in errore e può far incappare molto più facilmente i trader in problemi di oggettività a mercato, confusione a mercato e a tutta una serie di patologie operative come la FOMO, come il revenge trading e tutta un'altra serie di problemi psicologici che poi vanno a impattare in modo molto importante sulle performance. Facciamo un esempio con la stop run, dove noi dal prezzo possiamo dedurre, una volta che il prezzo è salito, cioè una volta che fa la candela short e poi la riassorbe, io posso intuire, posso dedurre che è una stop run. Di fatto non ne sono sicuro, non so se questa è una rottura partecipata coi volumi da entrambi i lati del mercato o se è realmente una stop run con un'aggressione unilaterale, come abbiamo visto nel video sulle stop run. Posso dedurlo nel momento in cui il prezzo mi dimostra che poi fa l'impulso contrario, che quella può essere stata una stop run, ma di fatto è una deduzione. Con l'order flow io posso visualizzarlo. Ne abbiamo già accennato qualcosina sul canale, come dicevo, all'interno dei percorsi order flow di Morpheus. Ne parliamo in modo stra approfondito e spieghiamo come identificare in modo assolutamente oggettivo una stop run attraverso i dati MBO, attraverso il footprint e attraverso un indicatore che abbiamo sviluppato con i ragazzi di Volsys, che ci dice esattamente qual è la candela della stop run prima che il prezzo riassorba, e questo ci dà un vantaggio, se vogliamo, di anticipo rispetto a chi, per qualificare una stop run, deve aspettare che il prezzo riassorba per avere una conferma, mentre qui abbiamo la conferma dal minimo. Parentesi di questo indicatore e la strategia che abbiamo sviluppato con questo indicatore, che è semi-automatica, ne parleremo nel prossimo appuntamento con Morpheus, al quale ti invito, è completamente gratuito. Presenteremo questo, parleremo dei vari upgrade che stiamo facendo nei percorsi di order flow e vi presenteremo il 3 volte campione mondiale di trading, con il quale terremo una masterclass fenomenale, dove questo campione del mondo, di cui non vi svelo ancora il nome, ma che verrà rivelato all'interno del webinar, farà poi un breakdown completo della strategia che ha usato per vincere 3 volte i mondiali di trading con delle performance da campionati mondiali di trading. Chiusa la parentesi. Un altro esempio sono i liquidity void, che spesso vengono menzionati come liquidity void quando liquidity void non sono. Un liquidity void a tutti gli effetti è un vuoto di liquidità, cioè quando i market makers, ok, gli operatori market makers escono dal mercato e quindi la prima controparte che trovano disponibile è qualche secondo dopo, magari a prezzi nettamente più bassi. Quindi su tutta questa fascia di prezzo non c'è stato nessuno scambio, né da una parte né dall'altra, 0 e 0, ma sono cose che dalla price action pura chiaramente non vedi. Cioè, a parità di movimento di prezzo io mi troverei in difficoltà a capire se questo è un fair value gap, cioè questo, o se questo è un liquidity void come questo, e sono due concetti diversi. Le considerazioni a livello di order flow che devo fare su una cosa del genere sono chiaramente diverse. Ma qui stiamo ancora parlando di cosa dalla price action possiamo dedurre, ma ci sono cose che dalla price action è molto difficile dedurre, ad esempio una fase di absorption. Facciamo finta che il prezzo sta scendendo ed è fermo qua da qualche secondo, da qualche minuto, e magari il prezzo qui tentenna un po', va su e giù molto molto poco, c'è pochissima volatilità, cioè il prezzo praticamente non si muove. Io in questa zona qua non posso sapere se c'è tanta attività di trading o se c'è poca attività di trading. Al contrario, con il footprint magari potrò identificare se c'è un iceberg e se c'è qualcuno qui dalla parte del bid, quindi un compratore che sta assorbendo tutta l'inerzia dei sellers e che sta bloccando la discesa. Dalla price action potrei tranquillamente pensare che non c'è nessuno che sta tradando a mercato, mentre l'order flow mi dice guarda, c'è una mano forte che sta accumulando 2000 contratti di ES su un unico livello. Sono due ragionamenti che sono completamente diversi. E parentesi, io con la price action, con i concetti smart money, sono uscito a togliermi un sacco di soddisfazioni. Si possono fare strategie assolutamente profittevoli. E poi non è che l'order flow è il sacro graal e se utilizzi l'order flow automaticamente sei profittevole, non esiste quella roba lì. Però il salto di oggettività che si fa è considerevole. Se in più uno non utilizza un order flow qualsiasi, ma utilizza per esempio i dati MBO, di cui parleremo in un prossimo video, se l'abbiamo già fatto lo trovi in caso qui, l'oggettività che si riesce a avere sull'order flow è ancora più alta. E con questi esempi qua stiamo scalfendo la superficie del quanto si può capire in più dall'order flow che dalla semplice price action. Se vuoi cominciare a capire di più, ti ricordo che c'è un percorso fantastico qui di
introduzione all'order flow. C'è un ebook che ti lascio qui in descrizione, dove introduciamo al mondo dell'order flow e agli strumenti che l'order flow fornisce. Quindi se sei interessato a approfondire, ci sono delle risorse gratuite favolose. Se vuoi approfondire con degli indicatori proprietari che abbiamo sviluppato, vedendo dei casi studio con i trade che realmente apriamo mercato con le nostre strategie, ecco, se vuoi, il link è in descrizione per conoscere i programmi formativi al webinar che facciamo il 18, che sarebbe domenica prossima. Intanto per questo video è tutto, lascia un like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, clicca la campanellina se vuoi essere notificato quando esce un nuovo video, se hai qualche domanda fammela nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!